Salute ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come ben sapete io non impenno, prima di tutto perché non sono capace e poi per dare il buon esempio. Non mi sono mai messo lì con la voglia di apprendere, di capire, principalmente però era per un discorso di paura e soprattutto economico. Insomma, si sa, quando impenni per un tuo errore, una buca, un sasso, qualsiasi cosa, ti puoi far male. Ma in realtà, sono sincero, quando ero più piccolo mi preoccupavo molto di più della moto e dei soldi che non avevo per sistemarla in caso di caduta. E quindi ho sempre detto, lo sai che c'è? Se non lo so fare, non mi viene voglia e non posso far danni. Però adesso mi si è presentata un'occasione grazie a Caccia Stunt e grazie alla sua Wheelie Machine che ha creato per apprendere in sicurezza. Non lo faccio perché poi si va in giro ad impennare come un forsennato, anche perché sarebbe poco coerente con quello che vi ho sempre detto, ma lo faccio più che altro per aumentare ancora di più le competenze e per avere ancora più controllo sulla moto, perché in pista ogni volta quando si va a dare gas, si fanno le ripartenze e la moto viene su. In uscita dalla Campagnano, per esempio a Vallelunga, mi ritrovo sempre a 160 su una ruota. Lì non ho particolari problemi perché basta tenere il gas aperto, sei preso dalla pista dal dover far bene e quindi non te ne preoccupi. Però quella sensazione quando sale un po' troppo, ecco, quella mi mette in crisi e quindi chiudi il gas, e chiudi il gas perdi tempo. Saper gestire la situazione, ecco, questo è sicuramente il motivo principale. Ed è anche per dimostrare che saperlo fare non significa doverlo fare. Per cui andiamo sul piazzale d'allenamento di Caccia Stunt e vediamo che cosa riesco a fare. Vedi? Che ci vuole? Ah, guardarlo da fuori sembra una cavolata, anche perché tecnicamente non puoi cadere indietro. Allora, sembra una cazzata. Qualcosa mi dice che non è così. Quindi l'importante è tenesse. Cioè, devi tenere al massimo, esatto. Devi tenere al manubrio e frenare al corpo posteriore. Non devi scendere, l'importante. Eccoci qui con Caccia Stunt. Tu mi devi dire come ti è venuta, cioè l'idea. Cioè tu questa qui l'hai fatta per allenarti, perché impennata è impennata. L'ho fatta più per una cosa che abbiamo visto dei video all'estero. Parare senza rischi era una cosa che non parati perché ogni volta, esatto, perché ogni volta voi per fare un qualsiasi trick rischiate schiattellate per terra. E questo ti aiuta a dare l'inizio, non per strada. No vabbè, come potete vedere ragazzi, piazzale ultra isolato dove non posso far male a nessuno, danni a nessuno. Stai dicendo che praticamente sono stati fatti delle modifiche, perché prima erano in plastica le ruote. Certo, perché poi immagino che piano piano l'avete sempre, l'avete migliorata per renderla più sicura, più funzionale. Ok raga, diciamo che io ho sempre evitato, come vi ho detto, per danni alla moto, soldi eccetera, ma più che altro perché ho detto mi faccio male, cioè mi schieno, oltre che la moto non si prende, non sai dove va. Ho visto uno al Moto Days dove ovviamente c'era questo rullo, però pure lì ho detto io non provo perché avevo paura di quella sensazione di andare all'indietro e poi dopo ti metti paura e lasci. Tanto comunque però abbiamo un comando remoto per spegnere, quindi qualsiasi cosa. Giustamente c'è il telecomandino che mi spegne la moto. È un 636 del 2004? 2004. Del 2004, originalissima. Tutti questi buchi, tutti questo serbatoio così con grip, io non voglio manco sapere zero. Cioè io voglio soltanto voglio soltanto vedere se riesco a impennare volontariamente. Qua sta in sicurezza, quindi la moto può cascare né a destra né a sinistra e né indietro. Devi pensare soltanto, sta concentrato, rimani sempre seduto, qualsiasi cosa succede, se ti cappotti, tanto la moto si ferma sul fine corsa e continua ad andare dritta, magari gira leggermente, ma da lì non vai, basta che chiudi il gas e rimani così. Quindi pensa soltanto a non fare la prima cosa che fanno tutti, vero, vai su, passi il livello, panico totale, se il cervello comincia a fare tutte cose strane, okay. Di frizione, freno davanti, cambia marce, fai tutto tranne quello che devi fare, ovvero il freno dietro. E quella è la cosa fondamentale, piano piano. Che non so se hai visto che impianto c'ha sta moto. No, fate fai doppia carriera avanti, carpiata. Quindi c'ha tre pinze. Quindi molto dolcemente, ma questo funziona con tutte le moto perché alla fine frenano tutte tanto. Ok. Quindi devi essere delicato, ma le basi spenge e scendi. Ok. No, perché altro se freni troppo forte con veemenza penso che danno schiaffo in avanti, però. Schiaffo avanti e caschi avanti. Ok, quindi di cercare di essere un po' delicato. Dolce. Meglio che ti cappotti indietro, che tanto c'è il fine corsa, te la spengo e ti fermo. Ok, quindi praticamente per stare di cagite con soprattutto la frizione. E c'è pericolo perché con sta corona la frizione come. Ah, giusto, effettivamente come, se mette. Lasci, cioè, immediatamente si è già attaccata. Certo, questo è il bello di avere una moto da stunt. Esatto. È arrivato il più coglione
Tutti. Oh, ho trovato la moto da mettere sopra dopo. Ok, dopo proviamo con la Tracer, con la nuova GT. Che va bene. Vabbè, guarda, abbiamo già il fine corsa. Questo è stato perfetto. Magnifico. Sì. Oh, ma è normale sta cosa? Sì. Approssimativo. Vabbè, c'è il multistrada per di pezzi. Ma il mio c'ha l'anni, questa ci da ieri. Sappiate che non è idea mia, mamma, e tu è sua. Io non c'entro niente, non ricompro niente se non qualcosa. Ok, adesso schiaccio lo start e poi già stai con la marcia. La marcia solo di prima, mai seconda, sempre prima. È molto strano, sì, cioè praticamente quando arrivi in curva appoggia, però vabbè. L'importante è che adesso hai capito, no? Bene. Posto? Finito? Ok, grazie. Ah no. Dicevo, no, vabbè, ma è una cavola, mo mi sta a venire l'ansia invece. No, stai tranquillo. Allora, tanto dove hai fatto? Da fermo. Sfizionato, esperienza ce l'hai? Sfizionatina, sai da? Sì, a sfizionatina sì, però vabbè. Qua c'è rapporti cortissimi, partiamo da fermo, quindi non è che te puoi sbagliare, al massimo ti slitta e non te si alzi. Prima cosa, se vedi la strada davanti a te, stai basso, stai bassissimo. Ok. Se tu vedi la strada, stai dopo non sicurezza, qualcosa cioè, proprio stai basso. Adesso a te alzarla così ti sembrerà che. Io calcolo già quando la alzo così dico incredibile! Toppa, ti porto a fangiro io. Come? No, me cago, eh! Dietro, che cos'è che ho detto? Mi ha detto mi sblocca l'altezza, ma io mi metto proprio. Mi sblocca la cacca. Ma io ma io ho paura, l'unica volta che sono dietro un amico mio con uno zip SP impennato mi sono lasciato, ho dato una schienata, poi dici perché mi impenno? Qua, se tu caschi qua dai col culo, tranquillo, poi dai incastri dentro le ruote. Ah, però vedi, c'è sta proprio il buco, per... Come fa mental coaching Simone, comunque? Come quello di Cocomeri, tranquillo, al massimo si cade. Aspetta, ma come cazzo fai a salire sulle sportive? Fermo! Regà, allora... Ma non mi sono mai cagato così tanto se non quando ho fatto il giro in pista a Misano con Migliorati. Oh, io ti chiappo il pisello, eh. Basta che rimani con queste, c'è bisogno che, oddio, sta per morire, basta che stai, queste sono fisse. Sì, sicuro me lascio. No, amore, no. Non ti lascia tanto, non possiamo cascare. Aspetta, vai. Da un attimo una bottarella così per farti capire. Vai. Ok? Sì. Me cago, però va bene, ok. Adesso basta che tenere. Adesso andiamo un po' più avanti. Tranquillo, no? Sì. Cioè, non sto a fare niente, eh. Sì, ok, va bene. Sì, pensavo peggio, è una sensazione molto molto strana. Non era il punto di equilibrio, tu ci hai fatto caso, non davo gas e quasi sì. Non frenavo. Ok. Guarda che cappotti, Che aspetta, aspetta, come mi levo? Sensazione strana, perché specialmente quando stai in equilibrio che stai lì e dici ah beh ci stavamo, sono morto. Poi quando vai indietro che si appoggia, lì te caghi. Quindi adesso che abbiamo sbloccato l'altezza, te ci puoi mettere. Vabbè, mo devo semplicemente capire la frizione, provare a sfrizionare un po' di volte. Che succede a questo punto? Ci accorgiamo che la ruota posteriore si era un po' piegata per via del troppo peso del mio e di Caccia. Lui non aveva mai provato ad arrivare a fine corsa in due. Insomma, il troppo peso l'ha piegata un po'. Però lì per lì abbiamo detto vabbè, è solo d'appoggio. Io volevo provare. Comunque si aggira. Andiamo avanti. Allora mi ha detto meno gas possibile, subito su. Mi ha detto inutile che tu continui a dar gas per cercare di farla sta su, tu devi semplicemente cercare il punto di equilibrio, se vedi che va giù lasciala sta. Tosta, tosta. Dai su, dammi una svolta, tocca da questo punto di equilibrio, dai, via. Combattiamo la paura di andare all'indietro. Quando arriva al punto di equilibrio me cago. Dovrei andare ancora un pochettino indietro. Ok, ci sto. Sto prendendo la mano, aspetta.
Ok, ci sto qua, Simone, cerchiamo di fare una bella, eh? Ecco quella bella, eh? Faccio l'ultimo e poi mi fermo perché sono stanco. Sì, l'unica cosa è che vorrei evitare di arrivare giù. È forte la botta che do. Male, che comunque sono forcelle preparate. Ah, ok. Cioè, sono belle dure. Cioè, sono queste cose preparate appunto per piede sassate. Ok, 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 ok. Infatti dicevo, porco due quanto sono dure le forcelle. Cioè, se l'importante è trovare il punto d'equilibrio da subito, è inutile sta col gas che cerchi di arrivarci un'altra volta. Sì, sì, no, non serve a niente. Cosa te, perché è una cosa importante. Sì. Sessioni da 7-8 minuti quando mi alleno. Ma più che altro non tattare le braccia, le mani. Perché le mani comunque sia a sinistra, tra la frizione e tra più le botte, stanca. Oh, considerando che non ho mai alzato la ruota più di. Cioè, una volta più di così, guarda, massimo così mi sembrava. Penso che non è mai messa in vita tutta. No, mai, ma che sta scherzando? Io ho capito che devo stringere fortissimo con le gambe e evito di arrivare sul manubrio forte. Devo andare un po' più indietro, non ce l'ho paura. Sì, 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 ok. No, no, devo ritrovare quella sensazione di adesso che sono riuscito a metterla su. Ok, allora. Oddio, ragazzi, è troppo attento! Mi sta venendo sai che c'è? Io faccio un'altra rotolata! Sì, sì. Saltate, non puoi cadere con l'MP3. Ho detto ok, vabbè, speriamo che non mi viene addosso. Vabbè, mi posso già ritenere soddisfatto per quello che ho fatto. No, dai, sono contento perché avevo trovato il punto d'equilibrio. Però mo mi toglie il gioco, però. E qui possiamo vedere il motivo per cui è successo. La ruota è praticamente collassata su se stessa e mi ha fatto girare di botto. A quel punto, tanto mi sarei schiaffato per terra. Comunque, ho preferito mollare. Non so stuntman, ma hai bucato pure quella. Non so stuntman, ma ho piegato tutto. Stile il devastatore, cioè. Non è successo niente. Hold my beer. C'è un'altra moto che va piegata? C'è pensi? Tu ce l'hai visto come stai preciso? Sì, sì, sì. Avevo trovato il punto d'equilibrio. Ma sei andata a paura. Adesso qua perché ho oltrepassato lì, là devi frenare. Sì. Invece di frenare, mi sa che non ho frenato e ho detto, vabbè, mo scende. Stavo per terra così, ho guardato, ho visto che stava accadendo, ho fatto io rotolo. Ho fatto rotolata. Ho detto mi dovesse cadere addosso. Comunque, raga, protezioni, zero danni, niente. Zero danni a te. Allora siamo giunti. Cose di forza maggiori alla fine del video. Rimango un po' con quella voglia di continuare, però due ruote su tre del coso so KO che vanno esatto. Sostituite. Però dai, magari si può pensare pure a un upgrade, qualcosa di qualcos'altro. Sì. Mi ritengo molto soddisfatto. Grazie a Caccia Stunt ho imparato quantomeno il punto d'equilibrio e così almeno sicuramente non sarà più una cosa così assurda quando sto in pista. Vedremo una volta modificato il sistema del sto qua, se fare l'episodio 2 per migliorare ancora di più. Grazie mille, qua sotto nella descrizione trovate Instagram. Vediamo, magari scrivete qua sotto nei commenti se volete l'episodio 2 e che piego qualcosa. Allora, intanto che li smontano la mia devastazione, questi capelli sbarazzini. Ma se volo, quando ho visto la moto che mi cadeva addosso e ho fatto una capriola in più, dentro adesso ho sentito na-na-na-na-na. Però devo dire, bello, divertente, non mi sono messo paura e porca miseria ci stavo a prendere gusto. Perché chissà, se vi piace è un contenuto che rifaremo sistemando la Wheelie Machine e cambiando le ruote. Lasciate like, iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella così almeno quando pubblico un nuovo video vi arriva la notifica. Noi ci vediamo come sempre al prossimo e ciao!